Ciao a tutti, come state? Qua tutto bene, però come saprete ci sono stati un po' di cambi repentini di programma se seguite la mia newsletter e quindi anche il canale ne è risentito purtroppo perché non sono riuscita a fare il video sulla Bechdel, ne avevo anche un altro in programma su altre cose, ma vabbè, prima o poi riuscirò a farli, spero. Nel frattempo, appunto, sono in Italia, questa non è casa mia, però vabbè. E niente, io avevo fatto una sorta di fioretto con me stessa, no? C'è chi non mangia dolci fino a Pasqua, c'è chi come me dice ok, anche se torni in Italia non puoi comprare troppi libri. E quindi me l'ho proprio messa per iscritto, comprerai solamente questi due libri. Uno perché la copertina inglese è brutta, che è una motivazione oggettiva e valida per comprare un libro, e l'altro perché è un libro italiano e quindi mi sembrava un po' stupido, insomma, ordinarlo online quando potevo fisicamente comprarlo in Italia. Quindi, sapendo che potevo andare dal libraccio, sono andata dal libraccio pensando, sai mai che qualche pazzoide ha messo in vendita proprio i libri che volevo io. E quindi, vedendo che questi due libri in questione non c'erano, sarei dovuta uscire e andare direttamente alla Feltrinelli. Però il caso ha voluto che il mio occhio cadesse su un banchetto con reminders della Minimum Fax al 50% e quindi niente, li ho comprati. Cioè, non tutti, li avrei voluti comprare tutti, mi sono trattenuta. E ne ho comprati quattro. Uno in realtà non so neanche bene di cosa parli, non so neanche se sapessi in realtà dell'esistenza di questo libro, non mi pare di avere mai indagato più di tanto, ecco, l'esistenza di questo libricino, ma è dei Veggers, quindi dovevo prenderlo ed è, se non è vietato, è obbligatorio. Ed è questa edizione appunto incartonato, è bellissima, è tradotto da Francesco Pacifico e niente, e presumo parli di America, del giorno dell'indipendenza, qualcosa così, perché anche dietro parla del 4 luglio e niente, se l'avete letto fatemi sapere, per me dei Veggers è sempre una garanzia, so che non per tutti è così, però a me dei Veggers piace. Successivamente, proprio lì di fianco, c'era un libro che in realtà volevo da un sacco di tempo, ma che non riuscivo mai a trovare scontato e molto spesso, anzi, non lo trovavo neanche proprio in libreria. E sto parlando di Cambiare idea di Zadie Smith. Lei mi piace molto come saggista, di romanzi ho letto soltanto NW e non mi aveva fatto impazzire, però appunto come saggista mi piace molto e quindi finalmente l'idea di aver messo le mani su questa sua raccolta appunto, di saggi, di scritti di non fiction, mi fa sentire molto orgogliosa di me stessa. Il prossimo, no, prima ce n'è un altro. Beh, il prossimo in realtà è un libro per cui chiedo un po' il vostro aiuto perché non ho mai letto niente di questa scrittrice e non so se sono partita dal libro giusto, però vedendo le due o tre opzioni che c'erano lì, questa raccolta di racconti è quella che ha catturato di più la mia attenzione e sto parlando di Stati di Grazia di A.L. Kennedy, tradotta da Federica Aceto, mi sembra. Sì. Nella quarta di copertina, nei vari blurb dei vari giornali, delle varie pubblicazioni, ne parlano tutti molto bene, dovrebbero essere racconti molto particolari in un certo senso e niente, però visto che ha scritto anche altre raccolte di racconti precedenti a questo, se avete già letto qualcosa di suo, fatemi sapere. E infine, per il ciclone Minimum Fax, un libro di cui sicuramente avrete sentito parlare, e per cui sicuramente Andrea Pennywise sarà orgoglioso di me. E tra l'altro, Andrea, se stai guardando questo video, ho quasi finito di guardare il tuo video sul bilancio del 2015, lo sto guardando tipo a puntate come le serie TV. E mi sono segnata fra i vari titoli anche Il Museo dei Pesci Morti di Charles D'Ambrosio, che appunto è uno degli unici due libri che ha scritto, ed è una raccolta di racconti che in teoria dovrebbe proprio essere americana. E come piace a noi, diciamo. Quindi sono molto contenta di averlo trovato praticamente, sì, senza praticamente nuovo al 50%. Poi, appunto, come dicevo, sono andata alla Feltrinelli e anche lì avrei dovuto comprare solo due libri, cioè i due di qui sopra, però ovviamente non è andata così. E
E tra l'altro sono anche doppiamente stupida perché ho preso questi libri, sono andata alla cassa, forte anche del fatto che molti erano novità, che quindi potevo avere il 15% di sconto, per poi realizzare che la mia tessera, ironia della sorte, è a Londra. Perché è a Londra? Perché quando mi sono trasferita mi sono accorta che ce l'avevo nel portafogli, quindi mi sono detta, metto tutte le varie tessere delle librerie, dei negozi, eccetera, dentro la valigia, così la prima volta che torno in Italia le riporto a casa. Ho sempre usato l'altra valigia che ho. Quindi ho tutte le tessere a Londra e vabbè, niente. Punti persi, sconti non fatti per la mia imbecillaggine. Comunque, il libro che appunto in Italia ha una copertina più bella, che dovrebbe essere uguale a quella dell'edizione americana, e di cui avete sicuramente sentito parlare da Diana fra le varie persone, è Nessuno scompare davvero di Kathryn Lacey. Questa copertina è stupenda. Adesso io non so, fate una ricerca, andate a vedere com'è quella inglese, ditemi se questa non è mille volte meglio. Dovrebbe essere una di quelle storie che piacciono tantissimo a me, di una donna che un giorno si prende su e se ne va, nel suo caso letteralmente nel mezzo del nulla perché va in Nuova Zelanda, però penso che il concetto sia più un discorso di viaggio non solo fisico ma anche proprio interiore. In più lei cita anche un romanzo che, se non erro, si chiama Mrs. Bridge e che ho già adocchiato anche in Inghilterra perché è parte di una collana di classici moderni della Penguin, mi sembra, e penso che probabilmente prima o poi prenderò anche quello. Il secondo libro di quelli che avrei dovuto comprare e basta, diciamo, degli unici due, come dire, che ero legittimata, che mi era permesso, che mi era concesso comprare, è Senza filtro di Alessandro Gazzoia. Senza filtro è un saggio, sì, quindi è non fiction, parla di informazione, media, e visto che di suo avevo già letto Come finisce il libro, sì, Come finisce il libro contro la falsa democrazia dell'editoria digitale, su cui avevo scritto anche un post unendolo al Friends and il progetto Kraus. Vi lascio il post da qualche parte, e mi era piaciuto veramente tanto, lo seguo anche su Twitter, secondo me lui è molto bravo come saggista, mette sempre tante fonti interessanti e varie. Quando ho visto che aveva pubblicato un nuovo libro, insomma, dovevo averlo. E, mi sono dimenticata di dire, la traduttrice di questo è Teresa Ciuffoletti, che tra l'altro appunto avevo notato quando ho comprato il libro, è al suo debutto come traduttrice letteraria, quindi cara Teresa, hai tutta la mia invidia, beata te, e niente, vi farò sapere. E gli ultimi due libri che ho preso sono quei libri che catturano l'attenzione quando uno in realtà sta andando verso la cassa. Li avevo già adocchiati online, però non so perché non mi erano venuti in mente in questo mio girovagare per librerie, però poi me li sono trovati lì tutti e due che mi guardavano e quindi li ho presi. E il primo è Piccolo dizionario delle malattie letterarie di Marco Rossari. Marco Rossari è un traduttore, quindi è un figo, ma a parte gli scherzi, cioè, è bravo. Seguitelo su Twitter. E ha scritto questo appunto piccolo dizionario che mi ha fatto impazzire perché aveva tutte le pagine unite sopra e alcune anche di fianco, e praticamente ho sofferto le pene dell'inferno ogni strappino di carta, ma vabbè. Ed è un vero e proprio dizionario, strutturato come un dizionario, ma è appunto sulle malattie letterarie, quindi è chiaro che è un divertissement, però ecco, mi ispirava tantissimo. Avevo già visto qualche definizione online, e in più di questa casa editrice che si chiama Italo Svevo, che è di Trieste, quindi se non io, chi altro doveva comprare qualcosa di questa casa editrice? E infine, l'ultimo libro per La Nottetempo, di cui non credo tra l'altro di avere altri libri, è Autobiografia di una femminista distratta di, io non so come si pronuncia il suo cognome perché sono una capra, Laura Le Petit o Le Petit, non lo so,
Comunque, lei è la fondatrice della casa editrice La Tartaruga, che pubblicava appunto solamente libri scritti da donne. Ha pubblicato Virginia Woolf, ha pubblicato Gertrude Stein e tantissime altre scrittrici. E questa è un po' una sorta di autobiografia barra storia della casa editrice. E l'ho già cominciato a leggere, è molto carino. È strutturato per capitoli molto brevi e non è uno di quei testi fatti per essere, secondo me, ultra scorrevoli, per seguire, diciamo, in maniera lineare la storia, ma procede appunto per questi piccoli capitoli quasi concettuali, dove noi seguiamo un po' il flusso dei ricordi di questa donna. Per frasi anche molto brevi, quindi sono proprio come dei piccoli flash, perciò è uno stile che secondo me può piacere, ma può anche infastidire se, ecco, per chi cerca letture sempre scorrevoli. Però è molto carino, mi sta dando molti spunti anche per nomi di autrici italiane che non conoscevo, quindi sono molto contenta del mio acquisto. E quindi niente, fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi libri, se ho fatto bene appunto per alcuni autori a cominciare da quei libri lì. E niente, spero di riuscire prima o poi a rientrare in carreggiata con le scadenze, diciamo, dei video. E noi ci vediamo non so quando, prossimamente. E se non ci vediamo, buona Pasqua e a presto. Ciao ciao!